Passo falso inatteso per la capolista recanatese, 3 punti d'oro in chiave salvezza per il Castelnuovo Corsaro al Tubaldi, con l'unico vero tiro in porta durante tutta la partita per gli abruzzesi, che hanno saputo capitalizzare con Colì un errore a ridosso dei 16 metri dei giallorossi. Eppure l'inizio di gara è di marca leopardiana, la formazione di Giovanni Pagliari in 1 minuto e mezzo crea 2 pericoli dalle parti di Alonzi. Al terzo Minicucci sfila sull'out di destra, non tenuto da Sanseverino, e lascia partire un tiro con la palla che si stampa sulla base del palo. 100 secondi dopo, apertura magistrale di sbaffo per Senigallesi, che si presenta in area. L'esterno d'attacco giallorosso ciabatta il pallone, consentendo all'estremo ospite di bloccare. Recanatese in pieno controllo, costantemente nella metà campo avversaria. Ci prova anche Senigallesi sugli sviluppi di un corner. Il suo tiro cross da posizione defilata termina ad un soffio al lato. Poi l'occasione che potrebbe sbloccare la partita, tiro da fuori area di Minnozzi, Alonzi non trattiene, Minicucci si avventa sulla sfera per il tap-in, ma viene abbattuto da un difensore. Rigore ineccepibile, dal dischetto va il capitano sbaffo che calcia debolmente, consentendo la parata ad Alonzi. Per il numero 10 della Recanatese, 4 rigori sbagliati in stagione su 7 tirati. Il Castelnuovo prova qualche proiezione in avanti, ma senza impensierire più di tanto la retroguardia marchigiana. Anzi, la formazione di casa un attimo prima aveva centrato l'incrocio dei pali con Minnozzi, sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, azione però viziata dal tocco di mani dell'attaccante giallorosso, che rimedierà anche il cartellino giallo. Altra occasione per i giallorossi al 32esimo, Minicucci apre per Minnozzi, l'incornata non è precisa. Una gara in pieno controllo da parte dei leopardiani, che però subiscono il gol del vantaggio degli abruzzesi. Raparo perde un pallone velenosissimo a ridosso dei 16 metri, Colì si avventa sulla sfera e a porta quasi sguarnita lascia partire un destro a mezza altezza su cui nulla può Urbietis. Un gol che stordisce l'11 di casa, che da questo momento in poi fa piuttosto fatica ad imbastire una manovra limpida, al contrario invece di quanto era accaduto sino all'episodio chiave. Nell'unico minuto di recupero comunque la Recanatese ha l'occasione per tornare negli spogliatoi, riequilibrando le sorti dell'incontro. Alfieri perde palla, sbaffo si invola e prova il tiro a giro, palla sul fondo, e su questa occasione termina il primo tempo. Nella ripresa, primi 10 minuti di grande confusione, poi il risveglio dei locali. All'11esimo Minicucci mette in area per Minnozzi, salvataggio praticamente sulla linea di un difensore. Poi l'occasione di Somma, che manda la sfera sull'esterno della rete. Mister Pagliari inserisce forze fresche al 15esimo, fuori uno stanco Senigallesi e Minicucci per Giampaolo e Ferretti. Al 21esimo Recanatese in 10, secondo giallo per Grieco per un brutto fallo su Foglia, e subito dopo Pagliari inserisce Defendi al posto di Minnozzi per un maggior peso specifico al pacchetto avanzato. Mancano però le idee a centrocampo e Raparo conferma in più di una circostanza di non essere in giornata. Si arriva al 33esimo con il Castelnuovo che si affaccia per la prima volta in questo secondo tempo nella tre quarti avversaria. Sparvoli prova il tiro a giro ma senza fortuna. Al 35esimo viene richiamato Colì per far posto ad Orlandi. Mister Di Fabio prova a conservare il vantaggio rinforzando la linea arretrata. Al 43esimo il bolide da fuori area di Giampaolo viene deviato da Alonzi in corner. Dopo 5 minuti di recupero finisce una gara che la Recanatese avrebbe meritato di portare a casa quantomeno con un pareggio. Pensare di venire qui a Recanati e non correre rischi sembra un po' troppo facile, invece non è così. Sai che vieni qui e incontri una squadra forte, sai che devi soffrire, che devi saper soffrire soprattutto, però ho detto ai ragazzi che sicuramente avremmo avuto delle opportunità per cercare di fargli male. Siamo stati bravi e ordinati nel difenderci nel modo giusto, e siamo stati anche bravi a ripartire e a trovare questa vittoria che sicuramente ci dà un morale immenso. Mister, avete sfruttato al meglio un errore di Raparo a ridosso dei 16 metri, Colì è stato implacabile nella circostanza. Lì ha fatto un gran gol sto ragazzo, e ne aveva fatti 2 domenica scorsa. Abbiamo trovato un ragazzo che c'ha voglia
di mettersi in gioco, ha avuto dei problemi di infortuni al ginocchio, adesso li sta superando e ci sta dando sicuramente una grossa mano. Io ho sempre detto ai miei ragazzi di non guardare la classifica e di pensare a partita per partita. Oggi avevamo un avversario tosto, abbiamo conquistato questi 3 punti e adesso ci mettiamo a testa bassa di nuovo a lavorare. Sabato abbiamo una partita di Coppa Italia, la prepariamo per cercare di infastidire anche uno squadrone come la Torres, però la cosa più importante è che rimaniamo umili e adesso abbiamo trovato la quadratura giusta e non dobbiamo lasciarla assolutamente. Beh, questo è il calcio, insomma, è la verità. Noi prima un quarto d'ora, insomma, sembrava che stavamo dominando, però questo è il calcio, ma c'era anche un altro un quarto, insomma, ha detto che se si prende gol bisogna per forza perdere 1-0. Sotto questo aspetto qui siamo mancati, però ripeto, non eravamo il Barcellona o Real Madrid domenica scorsa, ho detto sempre che il campionato finisce quando mancano pochissime domeniche, non siamo adesso diventati scarsi, tra l'altro abbiamo fatto anche una buona gara, non è che posso rimproverare a livello di impegno qualcosa ai ragazzi, però naturalmente voglio dire ci stanno anche queste situazioni. È subentrato un po' di nervosismo, anche un po' la voglia di voler risolvere la partita con giocate personali. Ma sai, sono gli stessi elementi che da 4-5 mesi fanno godere a tutti quanti noi. Stanno facendo un grandissimo calcio, un grandissimo campionato, perciò ci può essere una partita dove qualcuno è meno lucido, però io non smetterò mai, anche se ne perdiamo tutte le ultime 10 toccando ferro, di ringraziare questo gruppo, questo ambiente, perché i ragazzi stanno facendo bene e anche oggi, voglio dire, anche se c'è stata una reazione secondo me non giusta, perché altrimenti l'avremmo recuperata, però il gruppo ha fatto vedere che sta bene fisicamente, anche questo nervosismo io lo vedo come un fatto positivo. Al di là che non abbiamo creato molto, però la voglia di non perdere, la voglia di andare contro l'ingiustizia, perché insomma chi vede la partita non c'era la sconfitta.